Salve a tutti, io sono Trenes e sono qua per spiegarvi un pochino che cosa ne penso di Barda, almeno le prime impressioni, visto che ancora purtroppo non è stato rilasciato sul PBE, quindi non ci sono statistiche numeriche da giudicare. Potrò utilizzare durante questo commento più volte la parola sembra molto forte, è molto forte, oh mio Dio, cos'è sta roba, è stupidamente forte. Però c'è da notare, disclaimer, le spell qua possono essere molto forti di base, cioè l'idea di una spell può essere molto forte di base, ma poi essere contenuta magari da costi di mana, da cooldown, da un modo di utilizzare la spell. Insomma, ci sono tanti modi per bilanciare un champion. E anche se una meccanica sembra forte superficialmente, o almeno da quello che si può vedere, spesso e volentieri si può contenere abbassando le statistiche numeriche o del champion in sé o delle spell di cui il suo kit fa parte. Andiamo a vedere come funziona il champion. Bard ha una passiva che è divisa in due porzioni, Ancient Chimes e Mips. Ancient Chimes in pratica sono dei luoghi prese che crescono proprio sulla mappa della Summoner's Rift, in cui Bard, passandoci accanto, quello che succede è che ottiene movement speed, esperienza e mana. Esperienza, sì, avete sentito bene, perché in pratica l'idea della Riot per Bard è che sia un champion support che vada a fare roaming, magari tipo il proprio AD Carry è andato back, oppure il proprio AD Carry sta pushando da solo e può starsene tranquillo, o sta farmando sotto torre tranquillo. Allora cosa fa Bard? Va a dare una mano in giro e per non fargli perdere esperienza cosa fanno? Gli danno esperienza bonus facendo roaming. Gli danno movement speed per velocizzare il suo roaming e il suo ganking potential e mana ovviamente per permettergli di castare spell nel caso in cui voglia castare e gankare qualcuno. La seconda porzione invece sono i Mips. Allo stesso modo in cui la presenza di Bard attiva la presenza degli Ancient Chimes sulla mappa, attira anche la presenza dei Mips. I Mips sono degli spiritelli che aiutano Bard e potenziano i suoi autoattacchi. Poi potete collezionare, tra virgolette, più Mips in maniera da avere una serie di Mips che vi seguono. Più Mips avete, più forte è la passiva, più forte è il danno e anche a quanto pare sembra che ci sia uno slow. Il video presenta uno slow, ma non è ancora garantito ci sia. Andiamo avanti, passiamo alla Q. Cosmic Binding. In pratica la Q è uno skillshot lineare che presenta una meccanica che è abbastanza interessante. Il modo in cui funziona è questo. Allora, lui spara questo proiettile in linea retta. La spell slowa di per sé, in qualsiasi caso slowa, però dopo che la Q ha colpito il primo bersaglio avversario, quello che succede è che il proiettile continua ad andare avanti, continua a passare attraverso e cerca un target secondario, cioè cerca un secondo obiettivo da colpire. Se colpisce un muro, il target che avete colpito per primo viene stunnato. Se colpisce invece un secondo nemico, stunna entrambi gli avversari. Il motivo per cui questa spell di base suona stupidamente forte è che non puoi stare vicino a un muro contro Bard, perché sennò se ti colpisce con la Q sei fregato perché ti stunna. E all'interno di un teamfight Bard può salvare il proprio AD Carry in maniere ridicole. Se due persone divano per il proprio AD Carry, tiri una Q in linea retta e li stunni entrambi. Voglio vedere quanto dura lo stun. Secondo me sarà troppo, perché da quello che fa solitamente la Riot di recente non mi piace, non è bello, però vedremo. Speriamo bene, perché sennò uscirà un champion stupidamente forte e dovrò giocarlo. Che non sono triste però per questo. La W invece è un Caretaker Shrine. In pratica quello che succede è che Bard evoca una piattaforma su cui i propri alleati possono prendere una cura. Provate a pensare alle cure dell'Aram. Quello che succede è che una volta che è consumata la cura, scompare questo shrine. Una cosa che c'è da notare è che una volta che l'avete evocato, lo shrine ci vuole qualche secondo perché si carichi. Però c'è anche da notare che l'avversario può calpestare lo shrine e negarvi la cura. La cura che ottiene il vostro alleato non solo gli dà vita, ma gli dà anche movement speed. Questo è buono magari se si vuole lasciare indietro degli shrine. Tipo, facciamo un esempio. Bard e il suo AD Carry continuano a pushare costantemente. Cosa fa Bard? Posiziona dietro di sé degli shrine in maniera che il proprio AD Carry, nel caso in cui magari c'è una gank, può utilizzare gli shrine non solo per rigenerarsi vita, ma anche per ottenere movement speed bonus per fuggire. È una figata pazzesca sta cosa. In lane phase sarà molto forte. Magari in mid game, quando ci sarà più combattimenti e controlli per il drago,
sarà utile più che altro per permettere al proprio jungler di muoversi. Non so quanto durino gli shrine, se è una cosa permanente finché non viene distrutto o finché non viene usato. Oppure se hanno tipo un timer, tipo i funghi di Teemo. Io spero abbiano un timer, perché se no, Bard è letteralmente un champion da totale controllo degli obiettivi. Il motivo per cui dico questo è per la prossima spell. Si chiama Magical Journey. È perfetto il nome perché quello che fa è che Bard crea un portale attraverso un muro di fronte a voi. Bard si trova di fronte a un muro? Benissimo, lui fa questo portale e il portale vi porta dall'altro lato del muro. Non possono passare soltanto gli alleati, ovviamente passano anche gli avversari, questo per renderlo bilanciato, ma provate a pensare in una situazione tipo un drago o un baron in cui c'è Bard che può castare la propria E attraverso il muro e dice: ok, jungler, vai a outsmitare l'avversario e poi ti salvi passando attraverso questo stesso portale. Ok, che gli avversari possono seguirti e comunque provare a ucciderti o comunque uccidere le persone che saranno lì presenti, ma il potenziale per bait, il potenziale per escape di questa spell è altissimo, è veramente alto ed è veramente ignorante come cosa. Ma lasciamo ovviamente il più bello per ultimo, signore e signori, benvenuti alla spell più folle che la Riot abbia mai fatto, perché questa è una follia. Per League of Legends è una follia. Signore e signori, vi presento la Tempered Fate. La Tempered Fate è letteralmente una spell ad area che lancia Bard. Quello che succede è che blocca totalmente tutte le persone all'interno dell'area. Quello che in pratica cos'è? Provate a pensare una zonia ad area che non solo salva i vostri alleati, ma blocca anche i vostri nemici. Aspetta, non è finita. Non solo blocca tutti quanti, non permettendogli di avere danno e stunnandoli tutti quanti, ma al contempo può bloccare le torri, i draghi, i Baron, i buff, i minion e i campi della giungla. Voi direte: ok, cosa mi serve sapere questa cosa? La cosa è che non solo per Bard ha letteralmente il metodo di disengage più forte del gioco adesso dopo Janna, perché può semplicemente lanciare la propria ultimate mentre sta fuggendo, mentre lui e il suo team stanno fuggendo, tira la ultimate dietro di sé, passano attraverso un portale e se ne vanno felici e beati a fare in culo. Detto brutalmente, ma non solo quello. Se Bard vuole contestare un obiettivo con il suo team, il team avversario sta facendo il Baron. Bard è lì pronto. Fa un portale attraverso il muro del Baron. Ci passa lui, tira la ultimate, blocca il Baron e 5 persone. E quindi il danno sul Baron viene totalmente bloccato. Dà tempo quindi al tuo jungler di entrare in posizione per poter smitare correttamente e dà tempo al tuo team per ingaggiare su 5 target bloccati. Il potenziale non solo di teamfight, non solo di escape, ma di controllo degli obiettivi di questa spell è ignorante. Io spero che abbia il cooldown più alto di tutto il gioco, che gli diano 5 minuti di cooldown a questa spell perché so già che creerà infiniti problemi, in competitive soprattutto. Questo champion in competitive spaccherà i culi. Farà. Oddio, non voglio neanche pensarci. Secondo me questo champion in competitive sarà veramente un dito nel culo. In solo queue non lo vedrete mai perché sarà permabannato. Questa è la mia opinione, almeno per quanto riguarda questo champion. Spero di vedere domani dei numeri, se delle statistiche sul PBE, così che posso darvi un'opinione più bilanciata. Però al momento questo è quello che ho da dirvi, purtroppo. Un altro champion OP, direte voi, non sono tutti champion OP quelli usciti di recente, ma lasciamo stare, discorso troppo lungo da fare in questo video. Io sono Terenas, questa era la mia opinione. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e enjoy. Bella!